bene, va bene, va bene. Vediamo chi è disponibile. Allora, ci sono gli amici dello sport. C'è Yumi. Ah, non guardarti intorno. Credo che anche oggi qualcuno voglia tendermi un'imboscata. Devono avere soldato un sicario. Ora che vado a scuola, so troppe cose. Se mai dovessi farcela, per un po' starò alla larga dalla scuola. Bravo. Vieni da me, non essere timido. Oggi non mi sfuggirai. Questo primo piano mi incute terrore. Mi scruta nell'anima. Gesù. Allora, Ai non c'è. Yukiko, ciao. Che bello poter parlare normalmente. Godiamoci queste giornate che anticipano la primavera. Grazie, Starkun. Oh, non potrà mai essere rimpiazzato. Bello schiaffo con la gonna, mamma mia. Allora, sono sicuro che riceverei molto probabilmente più benefici dal completare il confidant degli amici dello sport. Ma ormai siamo alla fine di questo, voglio completarlo. Si rafforzerà presto, vai. Capisco, stai lavorando sodo, Yumi abbozza un sorriso. Scusa, ma dovrai, sì. Qualcuno dice qualcosa oggi? Stranamente, mi sa di no, ovviamente. Penso che a sto gruppo non gliene freghi nulla di lei, ma proprio zero ormai. Ospedale municipale di Naba, nella stanza del padre di Yumi. Oh, la porta era aperta, sei entrato nella stanza per con fare cauto. Ora provi a parlargli. Riesci a sentirci? Guarda, c'è Yumi, è venuta a trovarti, c'è tua figlia. Papà. Ah, ok, parla lei. Yumi, grazie. Sei una ragazza al cuore gentile, come tua madre. Io non sono gentile, per niente. Sì che lo sei. Sei l'orgoglio dei tuoi genitori. So che sei in collera e che le tue parole possono essere severe, ma se lo fai è solo per difenderti. È colpa mia. Mi dispiace, sono stato così egoista. Ti ho causato soltanto un mare di guai. Ma vederti qui mentre ti prendi cura di me, sono un uomo fortunato. Yumi. Ok, sono bravo a fingere di piangere. Yumi, ci è voluto molto tempo, a me e a tua madre, per trovare un nome per te. Il tuo nome significa portare buoni frutti, perché volevamo che la tua vita fosse piena di cose belle. E quali sarebbero queste cose belle che ho avuto nella vita? Solo tu potrai scoprirlo, perché vedi, Yumi, per noi il meraviglioso frutto delle nostre vite sei tu. Cosa? Mamma, Otto-san. Ecco, strano che non l'ha detto. Papà. No, continua a respirare. Otto-san. Papà. Otto-san. Papà. Ecco. Non mi hai mai dato modo di dirtelo, ma Otto-san. Papà, grazie per avermi messo al mondo. Patatina. Ehi. Sei venuto. Mio padre è morto. Sono confusa. Quando è morto il padre di una mia amica e io ero lì al funerale, non ho detto una singola parola. Quando ci siamo incrociati gli sguardi a fine funerale, sono stato in silenzio comunque. Lei mi ha ringraziato. L'unica cosa che è successa è scesa una lacrima. Quindi neanche nella vita reale piangerei con lei, ma probabilmente in silenzio. Perché piangi anche tu? Grazie per essere venuto e per aver pianto con me. Sembra che tu sia riuscito a dare a Yumi un po' di sostegno emotivo. Eh beh. Starkun, ti prego, resta qui un altro po'. Resta con me. Lei è in un momento totalmente confuso della sua vita. Siamo gli unici, diciamo, a sapere la sua condizione e essere lì effettivamente. È normale che abbia un interesse nei nostri confronti. Come dico, probabilmente anche confuso. Però probabilmente sarebbe comunque una brava ragazza. Dovrei parlare con il dottore. Mi spiace, ci vediamo. Ci vediamo alle prove di teatro. Mai, in pratica, non ci vedremo mai più. Punto. Per quanto mi dispiace quello che è successo, per carità, nel senso. Bentornato. Oh, finalmente! Tatola, io e te.
Sì, sembra che Nanako non abbia nulla da fare, si rafforzerà presto. Livello 10, eh? Dai, dai sorellina. Evviva! Nanako sembra felice. Vai. Adoro quando si muove lei. Nanako è più allegra del solito. Oh. Che patata. Minchia, è la mia specialità. Mangio insalata a colazione io. Certo. Insalatiere. Nanako sembra felicissima. È per quello che abbiamo l'orto qua dietro, eh. Nanako lo ripete come se l'avesse sentito dire da qualcun altro. E questo è vero. Vi siete aiutati a vicenda. Appunto. Brava. La cosa bella è che effettivamente i loro confidant si incastrano fra di loro. E quando dici a uno che l'altra si sentiva sola, comunque c'è incastro fra queste cose. Diamoci dentro allora. Che patatina, Nanako sembra felicissima. Cos'è? Foto di famiglia. Oh, sopra ci sono Nanako e i suoi genitori. Beh, almeno abbiamo una foto della zia, dai. Beh, oddio. Ecco, questo ha più senso. Oh. L'affetto di Nanako ti scalda il cuore. Percepisci un profondo legame tra te e lei. Quale sarà la persona finale di giustizia? Io sono te, tu sei me. Hai instaurato un legame autentico. Questo legame sincero sarà nei tuoi occhi per scorgere la verità. Ti impartiamo la facoltà di creare Shararosha, la forma definitiva dell'arcano giustizia. Non mi ricordo qual è l'arcano finale che ci sblocca Sai in Persona 5. Hai raggiunto il livello massimo, l'affinità sociale, giustizia ha raggiunto il suo apice, hai instaurato un legame che non può essere compromesso. Flagello del male. Dobbiamo sbrigarci. Hai preparato la cena con Nanako. In realtà siamo ancora in piedi, però. Otto-san. Ecco. Quanti anni ha lui comunque? Sarà sulla quarantina. Ma ti lavare le mani, corri. Ma che succede? No, ha fatto tutto lei. A questo giro ha fatto tutto lei. Ma le mani. Vi siete seduti attorno al tavolo godendovi della reciproca compagnia. Oh. Però io pensavo che oggi sarebbe finita, nel senso avremmo dovuto guardare il canale di mezzanotte, invece no. E si scoprì che era soltanto un robot, è importante. Vi invito a memorizzare il contesto. Oh cavoli che fame, voi avete mangiato? Io parecchio, ma il mio stomaco brontola ancora. Avrei dovuto mangiarmi una mela come dessert, anzi due, anzi tre. Già che siamo in tema di mele, quale parte del corpo umano contiene una mela? Qualcuno lo sa? Questo. Hanamura, spara, potresti sorprendermi da solo. Ehi, non voglio sparare a casaccio. Ce lo dica e basta. Ehi, Star, tu sai la risposta. La gola. Mi hai suggerito la risposta che ritenevi corretta. Le mie congratulazioni, Hanamura. Il pomo d'Adamo, prominenza, laringea, fa parte della gola umana. È un nome buffo, vero? Il termine deriva dalla storia biblica di Adamo e dal pezzo della famigerata mela che gli si incastrò in gola. Che schiappa, non sapeva nemmeno ingoiare una mela intera. Wow, grazie Star, sei la mia salvezza. Yosuke ti stima. Eh beh, diligenza aumentata.
Pochino, però, vabbè. Cosa ha fatto oggi la gente? Con Marie, con Kanji, dritto a casa. Ma perché la gente va a casa, scusami, che perdi la giornata? Oddio, ci sono anche gli amichetti dello sport, piuttosto che Ai. Quindi, qua c'è Ai. C'è Chie. Beh, Chie potrebbe essere interessante, però... Dove andremo con Chie, effettivamente? Ciao, fidanzatina. Stavo facendo il pieno allo scooter, c'è mancato un pelo, ero parecchio lontana da qui quando ero entrata in riserva. Ma ora che ho fatto rifornimento posso andare via dove mi pare, vuoi fare un giro? Vuoi andare da qualche parte in scooter, ci stai? Andiamo alle terme. Le terme? Ah, sarebbe questo il tuo ideale di uscita. Dici che ci divertiremo da soli? Ricorda che le vasche sono separate. Beh, andiamo lo stesso, in fondo le terme mi piacciono. Oh, quanto cazzo costeranno le terme per andarci così spesso? Oh, alle terme, sei venuto qui con Chie. Senti una voce proveniente dalla vasca delle donne. Starkun, sei lì? Io di qua sono da sola. Ho tutta la vasca per me, è un vero paradiso. Ma quindi non viene nessuno in ste terme, anche con Risa eravamo così. Vuoi parlare del futuro? Il futuro, Faccio fatica a immaginarmelo, è tutto ancora così confuso. Decidi di parlare del futuro con Chie, qualcosa in Chie è cambiato. Ama, non è un'abilità utile. Però voglio continuare e vedere cos'altro esce. Sei restato con Chie fino al tramonto e siete tornati a casa. Allora, forse è vero, avrei dovuto più puntare sugli amici dello sport per finirli. Però queste uscite ci servono. Ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Scudetto fatale più gelatina al wasabi. Puoi lavorare come custode. Allora, calmi tutti. Come al solito, una bella fottuta fregatura. Bastardo di Tanaka, ma è colpa mia che ci sono cascato di nuovo. Allora, prendiamo le piantine. C'è andata di culo che avevamo del melone e quello che piantiamo di nuovo è un altro melone. Allora, quindi, con la famigliola siamo a posto. Va bene, visto che non c'è assolutamente niente e nessuno oggi... Ancora il modellino. Iniziamo sto maledetto modellino, perché ogni volta che lo faccio torno indietro nel tempo e non faccio mai nulla. Sto modellino ce l'abbiamo da 2 mesi e ancora non è completato. Ma è colpa mia, tra virgolette, perché continuo ogni volta a tornare indietro ogni volta che lo faccio per fare qualcosa di più utile. Lo sapevo che arrivavi. Ehi, oggi vai alle prove. Stavo pensando di venire anch'io, ma è passato un sacco di tempo. Se puoi, fai un salto. Ciao. Sembra che Yumi sia ancora giù di corda. Oddio, a me non sembra, cioè, oddio, sì. Però mi sembra anche un po' rossa in viso, eh. Come sempre, vediamo chi è disponibile in città. Per quanto mi dispiace ovviamente per Yumi, però in teoria ci dovrebbe essere anche domani, quindi io, te, le terme, subito. Mi immagino i tizi delle terme che in teoria si fanno i cazzi loro, però vedono lo stesso ragazzo che viene continuamente a queste maledettissime terme i 2 giorni di fila, ma con 2 ragazze diverse. Arriveranno lì. Bel marpione quello, eh. Senti una voce proveniente dalla vasca delle donne. Questo posto è bello, caldo e ampio, ma stare da sola mi annoio. Ah, c'è anche l'eco. Dici che qualcuno potrebbe arrabbiarsi? Ma l'hai già detto questo, no? Perfetto, l'attacco è aumentato. Oggi sei andata a fare i compiti, il frigo è pieno di cose da mangiare. Puoi lavorare come custode. È vero, però... Vorrei finire quel maledettissimo modellino. Vediamo se mi bastano 2 giorni per completare sto maledetto modellino del cavolo. È vero, potrei andare a fare il custode, per carità, però tanto vale che completiamo sto modellino. Diligenza aumentata. Ti sei accorto che è ancora presto per usare la colla. Ma il modellino di cos'è? Di un dinosauro? Boh. E oggi e domani piove, fantastico. Allora, c'è Yukiko. Yukiko non sarebbe male, effettivamente. Terzo giorno alle terme? Dai, andiamo alle terme. Alle terme? Solo io e te? Va bene, è da un po' che non vado alle terme di qualcun altro. Tieni bene a mente però che useremo 2 vasche diverse. Grazie, Yukiko. Il tizio della pensione. Ah, proprio... Oh, you naughty boy. Sei venuto qui con Yukiko. Senti la voce, sì? Starkun. Oh, perfetto, possiamo parlare. Di qua ci sono solo io, quindi mi sentivo un po' sola. Però qui è tutto così vasto e aperto. Non è male visitare altre terme una volta ogni tanto. Eh già. Parliamo del futuro anche con lei. Sì, direi che è una cosa importante a cui pensare. Decidi di parlare del futuro. Danza valorosa. Sembra un attacco fisico.
furia a tutti i nemici, Non mi sembra così utile la furia. Sei restato con Yukiko fino al tramonto e siete tornati a casa. Ti giuro che se domani mi arriva, non lo so, tipo Kanji, te, di chiunque, e mi dice andiamo alle terme, esplodo. Allora, possiamo ancora lavorare, sì, come custode. Ma se riusciamo a finire questo maledettissimo modellino, io sono più che contento. C'è Adachi, ma non è disponibile a parlare. Non c'è Rise. Io non capisco perché Rise in queste serate non esce. Quando non ci serviva usciva continuamente. Ma non c'è neanche Chie, da un po' che non la vediamo. Non c'è neanche Kanji, però c'è Yosu che l'ha in fondo, quindi. Torniamo a casa. Completiamo sto benedettissimo modellino, per favore. Hai deciso di costruire il modellino, hai assemblato in silenzio anche pezzi più piccoli, diligenza aumentata. Un adesivo si stava già staccando. Ma quanto mi ci vuole? Hai ottenuto MF06S Braham, mostro all'uomo del negozio il modellismo. Oh, finalmente. Sabato. Per oggi le lezioni sono finite, aspettare Naoto e oggi piove. Dunque, piove, quindi di conseguenza loro non ci sono, Yumi non c'è comunque perché è sabato. Oggi che piove l'uomo qua non c'è neanche, che sfiga. Non c'è nessuno oggi. Potrei prendere Maragi Dain, se mi va di culo. Annulla vertigini no però. Allora, farei una cosa che effettivamente abbiamo fatto una sola volta. Andrei ad Okina. Ovviamente piove mai. Okina è il posto più bello del mondo. Vediamo se ci sono nuovi vestiti prima di tutto. Set da tifosi. Composto da abiti da tifoso e da cheerleader. Io voglio vedere ci è vestita da cheerleader qui. Abbiamo la possibilità di ottenere Maragi Dain, che al momento è quella che più ci interessa. Ma abbiamo anche altre cose che non ci servono minimamente. Anche se questa, si può vedere. Però noi puntiamo a una cosa sola, 5.000 yen. Aspetta, scusa un attimo. Non puoi ottenere la carta vita. Ah, ecco come funziona. Ma allora è molto più semplice di quanto non sia. Quindi l'altra volta che abbiamo ottenuto Dia è stato tutto un caso, perché ti doveva far capire come funzionava il caffè. Allora è una cazzata questa cosa qui. Vai, sparami il caffè in vena. Se è con la persona che è equipaggiata, madonna mia, è semplicissimo allora. Il tuo corpo si arrende nuovamente all'aroma soverchiante. Mentre vieni travolto da un fiume di sapori, cerchi disperatamente di capirne uno. Hai ottenuto la carta abilità Maragi Dain da Surt. Ehi ragazzo, stiamo chiudendo. Quando ottieni una carta abilità, l'icona svanisce. Una persona non può ottenere due volte la stessa carta abilità. Te lo fanno in modo tale che se vuoi Maragi Dain, non continui a continuare a venire qua col caffè e fare la stessa persona. È un metodo intelligente perché così tu spendi i dindini andando da Marie, però è una rottura di cazzo. Guardi che ora ti rendi conto di aver perso conoscenza. Mi sorprende che tu sia tornato, ora mi interessi ancora di più. Quando ti guardo mi ricordi me da giovane. Sì, quella calda estate di tanti anni fa. Io e mio fratello raffreddavamo le angure nel pozzo del santuario. Ah, lascia stare, parlando del passato non si ottiene nulla. Credo che non vada d'accordo col fratello. Fa attenzione sulla strada di casa e torna quando vuoi. Si è fatto tardi, devi tornare a casa. Se funziona così e non è casuale, allora questa cosa è molto più utile di quanto in realtà non sia. Il che credo sia un problema, però una cosa sola. Thor fosse la persona che può imparare Zio Dain, che è l'abilità di fulmine più forte, oltre appunto a tuono prorompente. Parlo di quella che colpisce tutti. Il problema è che noi, il nostro... ecco, ti pareva. Il nostro Thor, gli ho insegnato ormai... attacchi fisici e solo l'attacco di fulmine è potente, diciamo. Sembra che qualcuno ci abbia scritto sopra con una calligrafia impetuosa. Kirai. Kuchi dake no ningen. Uso tsuki na otona. Seiken tei toka iu yatsu. Seigi no kao shita gizensha. Ma no. Kirai. Patata. Suki. Doubutsu. Ma no! Milk tea, lemon mo ii kedo. Kuro, ao, grey mo, koi no wa yurusu. Ato... E a me non mi ami? Oh... A me non mi ami. Deve essere un'altra delle poesie di Marie. Ah! Nanna ti ho detto di non leggerle, perché continui a farlo? Ma sei scemo cosa? Idiota! È solo un appunto, capito? Ripeti con me, è solo un appunto.
Per un fugace istante, sì. Sei in cima alla mia lista ora. Ti odio da morire, razza di bugiardo ipocrita. Ti prego, ti chiedo soltanto di smettere di leggerle. Marie torna a sedersi, ancora paonazza dalla rabbia. Consegniamole Maraghidine e secondo me questa costa neanche tanto. Pensavo molto peggio. Pensavo decisamente peggio. Previsioni di oggi? Usa una persona eremita, infusione, punti bonus e domani nulla. Vediamo, io volevo vedere se potevo fare Odino. Contor 7 Barong. Oddio. Amplifica vento. Ecco, esatto. Dobbiamo mettergli anche potenzia vento. Fammi vedere solo una cosa di Thor. Thor. Ah no. Attacco mortale. No dai. Lo sapevo che sarebbe avvenuto un errore di fusione quando meno ci serviva. E di nuovo lui. Non è possibile. Ok, questo giro è andato bene, per fortuna. Sono Nebiros, è un piacere conoscerti. Ottimo, apprende anche concentrazione e Diaran, che direi che non ci è molto utile. Grazie. Oh, Surt, Thor e Nebiros. Non mi dare errore, eh? Ecco, meno male. Sono Odino, sei tu il mio evocatore? Hai l'aria forte, molto bene, ti accompagnerò, sono Odino, mi affido a te. Un po' di vestiti in più non ti starebbero male, effettivamente Odino. Vediamo, è al livello massimo, quanto prenderemo oggi? Allora, amplifica vento, di sicuro. Eccolo qua, e infatti è anche una delle carte che lui può generare con il caffè. Livello di rigenerazione 3. Non penso ci possa servire. Maziodine. Ok. Concentrazione, che non è male. Al posto di Maziodine, perché tanto penso di usarlo solo per il vento. E Fantarei. Ah, eccola lì. L'abilità più forte di tipo vento. Potrei togliere a lui Signore delle Armi, effettivamente, sai? Potrei togliere Odino come attaccante fisico. E gli mettiamo Annulla o Resisti Fuoco. Più Diaran, che giusto per... E anche Odino entra in squadra. Quindi dobbiamo riprendere Surt, Thor e comprare da Marie di Resisti Fuoco. Che costa un sacco di soldi. Mi dispiace per 7 perché ci ho messo un bel po' ad allenare anche lui, ma sei stato grandioso. Direi che abbiamo tutto quello che ci serve. Thor, se fondiamo Odino, Surt e Thor o te diamo Kaguya? Resisti fuoco, che avevamo già, quindi siamo furbi. Dovrei controllarle prima le carte. Al posto di, suonerà veramente profano per chiunque abbia avuto difficoltà a ottenere mano di Dio, ma addio mano di Dio in cambio di resisti fuoco. Devo dire che certo non siamo ai livelli di Persona 5 a livello di creazione delle nostre persone. Sono veramente contento dei risultati perché stiamo ottenendo roba veramente buona. Certo, lascia perdere questi che ormai sono superati. Però abbiamo delle personcine niente male. Abbiamo speso un sacco di soldi ma siamo contenti. Ok, che possiamo fare stasera? Potrei andare... Ah no, Aya è chiuso, ho lavorato come tutor. Non abbiamo abbastanza comprensione, siamo indietro, eh? Però, effettivamente, potremmo leggere proprio un libro che ci dà comprensione. Vediamo. Hai ricevuto un messaggio, di Kanji. Ciao, senpai, ti piacciono i film? C'è questo nuovo film che si chiama La storia di Dachiko. E beh, adoro i film sui cani, lo sapevo che era Chico. Se lo vai a vedere, fammi sapere. Vorrei vederlo anch'io. Certo, Kanji. Vediamo però la lettura degli insetti. Magari con la pioggia ci dà anche lui comprensione. Magari ci va di culo. Diligenza. Vabbè, ci sta. Ci sta anche la diligenza, dai. Anche quella è da aumentare. Domenica. Oggi non c'è scuola. Devi aspettare Naoto. Cosa potresti fare? Bella domanda. Ai? Ah, e Cie. Ciao, sono io, Cie. Ti va di uscire oggi? Uscita con la fidanzata? Va bene. Benissimo, chiamo gli altri per sentire se vogliono venire con noi. Ti sei organizzato per uscire? In altri casi avrei detto di no, però... Stazione di Okina, Crocfur. Il gruppo che ha ceduto all'insistenza delle ragazze. Due siamo. Perché siamo qui? Credevo che avremmo festeggiato il salvataggio di Naoto. Esatto, festeggeremo facendo shopping. E voi avrete l'onore di portare i pacchi. Cazzo, questo è sfruttamento. Senpai, salvami. Mettiti il cuore in pace, Kanji.
Ben detto, Starkun. Oggi voglio comprare un sacco di cose. Anch'io ho una montagna di soldi da spendere. Va bene, ho capito. Cazzo. Cioè, dovevo dire che avevo promesso di fare le pulizie in casa, come ho fatto Yosuke-senpai. Si prospetta un giorno divertente. Senti che il tuo legame con Risa si... Oh, grazie. Allora, ne è valsa la pena solo per questo. Oltre alla scena carina, dai. Rise, dannazione. Oh, bentornato. Oggi siamo andati a fare compere. Allora, è vero, c'era il cibo che potevamo sfruttare l'altra volta. Eppure sono uscito, che scemo. Allora, usciamo un attimo. Torniamo un attimo a noi. Vediamo cosa c'è in giro stasera. Ti giuro che se stasera c'era Rise in giro gli sparavo, cazzo. Le sparavo. Dunque, sfruttiamo la serata. Ti ricordi di non aver comprato niente, vero? Siamo appena usciti. Uniforme da battaglia rossa più pesce rosso per 10, eh? Ah, rosa, non rossa. Dai, vediamo com'è. Tanto lo so che mi sto facendo fregare un'altra volta. Gelatina al wasabi. E vai. È vero, giusto per curiosità. Vediamo cosa fa la gelatina al wasabi. La zuppa pesante 50 HP. Il cibo snellente 50 HP. Tutta la roba che compriamo da sto stronzo sono 50 HP inutili, tra l'altro. Leggiamo un libro. Comprensione. Vai. Tanto sono 2 capitoli, quindi riusciamo a finirlo in una botta sola. Comprensione aumentata. Ovviamente non abbastanza. Lunedì. Bene, abbiamo finito di parlare del sangue. Ehi, c'è rimasto del tempo. Tanto vale continuare allora. A proposito di sangue, sapete cos'è il sangue di drago? Il Dragonborn. Non è un romanzo fantasy. Non c'entrano niente i draghi. Il sangue di drago è la resina rossa della dracaena, una pianta. Era considerata quasi un farmaco onnipotente in passato e in effetti è capace di lenire le infiammazioni. Gli antichi erano proprio dei romantici a chiamare una resina sangue di drago. Hai ascoltato la lezione? Conoscenza aumentata che non ci serve più. Grazie. Tanto sono tutte cose che ci chiederanno l'esame, sicuro. Chi è disponibile? Nessuno. Yumi. Ah, beh, Yumi. Vediamo se c'è prima Rise. Tec? No, non c'è. Visto che siamo quasi sul procinto di finirla, direi allora di continuare. Tanto è rango 8, in teoria dovrebbe parlare lei. Oh già, le prove. Verrai. Si rafforzerà presto. Vuoi andare al club? Vai. Capisco, stai lavorando sodo, eh? Anch'io devo. Yumi abbozza un sorriso. Quindi verrai, brava. Sì, ma è da tutt'altra parte. Il club di teatro Yasogami. Hai partecipato agli esercizi di recitazione. Ti sei dedicato con impegno all'espressione di svariate emozioni e la dialettica aumentata. Yumi è tornata dopo tanto tempo, ma sembra che non stia partecipando agli esercizi. E beh. Yumi è immobile e ha un'aria assente. Andiamo a casa assieme? Oh, scusa, non mi ero accorto che fosse già ora. Recitare ora è così diverso da prima. Non riesco a entrare nella parte, non riesco a diventare un'altra persona. Non voglio. Yumi ha un sorriso triste. Nessuno dirà più il mio nome in quel modo. Nessuno mi chiamerà Yumi con quella voce piena d'amore. Nessuno mai. Yumi digrigna i denti. Dire il nome adesso sembrerebbe una presa per il culo. Stringerla non ne abbiamo così tanta confidenza. Secondo me guardi in silenzio. No, di qualcosa, ti prego. Non voglio piangere. Yumi scoppia in lacrime come se dentro di lei fosse crollata una diga. Eh beh, ci credo. Porellina. Lo odiavo, lo disprezzavo. Yumi parla con voce tremante. Volevo sapere perché ci avesse abbandonate. Ma non volevo sapere cosa provasse per noi. Non volevo scoprire che mio padre ci odiava. Ecco perché mi comportava come se non avessi mai avuto un padre. Non volevo pensare nulla di lui dopo essere stata abbandonata. Anzi, mi rifiutavo persino di pensare di essere stata abbandonata da mio padre. Volevo solo scappare da tutto. Volevo vivere la mia vita senza dover affrontare queste verità. E ora cosa dovrei fare? Che intendeva dire con portatore di buoni frutti? Di fare quel che puoi. Fare quel che posso. E cosa posso fare? L'attrice. Starkun, per oggi, solo per oggi, non lasciarmi sola. Yumi ti parla tremando. Senti che Yumi ripone in te della grande fiducia. Come ho detto, non è male lei, porellina.
Ci sta come personaggio, ovvio. I personaggi principali sono molto meglio a livello anche di confidant amorosi. Però non è male neanche lei, poverina. Mi chiedo solamente se una volta completata la sua story, lei cambi come persona. In teoria lo scopriamo domani. In teoria, se domani è libera, possiamo completarla. C'è Rise, guarda un po'. C'è anche lui, che non lo stiamo cagando da un sacco. E direi di continuare con la lettura, allora. Hai finito di leggere A Corto di Grana. Comprensione aumentata da altruista a materno. Peccato che dobbiamo diventare dei santi. Siamo ancora bellamente indietro. Bene, ottimo lavoro col testimone. È cruciale per la staffetta. Continuate così. Non importa quanto siete veloci. Se fate cadere il testimone, sprecherete tempo prezioso. Continuate a passarvelo finché non arriva all'ancora. È fondamentale, benché difficile. Tra parentesi, la parola ancora veniva usata originariamente per un altro sport. Vediamo se Phoenix lo sa. Quale dei seguenti sport usa un'ancora? Il tiro alla fune. Giusto, Star. Il giocatore che si impuntava all'estremità della fune agiva da ancora, da qui il suo nome. Il concetto è poi stato mutato in altri sport, tra cui la staffetta, col suo ultimo corridore. Forza, ancora una volta, con Star come ancora. Pronti, via! Hai risposto correttamente, la conoscenza aumentata. Peccato che non ci serve più a nulla. Dunque, in teoria piove, quindi Yumi non c'è, vero? No, è disponibile. Ah, beh, piove effettivamente, quindi non c'è nessuno in giro. Direi che possiamo. Non è ancora pronto. Maledizione. Beh, non è che abbiamo molte altre scelte. Andiamo. Completiamolo, almeno ce lo leviamo dalle... Per quanto sia cattivo da dire. Però effettivamente è tornata, dai, almeno quello. Almeno lo completiamo e siamo a posto anche con questo. Ma quanto cacchio di tempo ti dà il gioco per completare il dungeon di Naoto? Manco fosse così enorme e ci volesse così tanto tempo. Certo, per carità, una persona normale una volta trovatisi contro il robottone gigante potrebbe aver avuto delle difficoltà, ma una volta grindato un pochino non mi sembra così impossibile da non farlo in uno o due giorni. Hai abbastanza sticker premio, se non sbagli puoi scegliere tra il combo ricca e rara. Vai di rara, che non si sa mai. Forse dovrei puntare alla ricca, perché così almeno ottieni più oggetti in una volta sola. Ma probabilmente se fai quella ricca ottieni tanti di oggetti minori, e con la rara ottieni un oggetto raro, però uno solo. Leggiamo un libro e di nuovo comprensione. Il problema è che dopo di questo abbiamo già finito tutti i libri di comprensione. Hai letto il libro mentre la pioggia picchiettava sulla finestra. La comprensione è aumentata. Dai. Certo, non è stato il massimo, però credo che siamo vicini a completarlo. Venerdì prossimo inizieranno gli esami intermedi. State studiando duramente o è dura che studiate? Sarà meglio tornare alle basi allora. Osservate il planisfero. Come vedete, il Giappone è al centro delle mappe giapponesi, mentre gli altri paesi pongono al centro luoghi diversi. Dove troveremo il Giappone sulla mappa del paese estero? Vediamo. Amagi-san. No, mi sentirei in colpa. Allora, Anamura. Ma perché ce l'avete con me? Perché si sentirebbe in colpa a chiederlo a Yukiko e non a me? Non so nemmeno di che parla. Tu sai la risposta, Star. Non è nemmeno sulla mappa, il Giappone non esiste, è il Molise. È sulla destra comunque, per voi è di qua, per me è di qua. Ah, giusto, credevo in te, sul serio. Sì, nei planisferi esteri il Giappone è posizionato all'estremità orientale. Ora sapete perché chiamano questo paese dell'Asia Estremo Oriente. Le mappe straniere sono progettate per essere centrate sul primo meridiano, lo 0 gradi di longitudine. Oh, capisco, grazie Star. Yosuke ti stima. La dialettica aumentata. Ok, oggi piove, peccato che Yumi oggi non c'è. Visto che non c'è nessuno, potremmo sfruttare nuovamente il tempo proprio per andare a fare qualche altra carta. Prima però fammi vedere se è apparso qualcosa di nuovo. No, ancora Neko Shogun. Parentesi, ho scoperto una cosa e vorrei testare se funziona. Noi abbiamo fatto l'altro giorno la carta di Surt e una volta che abbiamo fatto la carta l'icona è scomparsa. Quindi tu dovresti andare al grimorio e, diciamo, dire al gioco che il tuo Surt hai estraporato la carta. Ma noi non l'abbiamo fatto perché tanto non l'abbiamo livellato, abbiamo solo fatto la carta e la carta è ancora qui. Quindi se io equipaggio Surt posso entrare, puoi ottenere la carta abilità della persona Surt.
Quindi l'escamotage c'è. Devi solo ricordarti di non salvare sulla persona che hai già preso la carta e così riprenderla. Ci sta come cosa. Ma Ragidine non mi sembra una cattiva cosa. Però facciamo amplificamento, che così gliela insegniamo alla nostra amatissima Marie. Al Chagall Caffè. Il caffè di Mumon è squisito come l'ultima volta. Eccoci qua. Vediamo. Il tuo corpo si arrende nuovamente all'aroma soverchiante. Mentre vieni travolto dal fiume di capirne un amplificamento di Odino, anche se è uscito fuori dallo schermo. Ehi ragazzino, tra poco si chiude. Guardi che ore sono, ti rendi conto di aver perso conoscenza. Ah già, sei un cliente fisso ragazzo. Tuttavia non serve avere fretta. Prima o poi tutti diventano adulti, che si voglia o meno. Fa attenzione sulla strada di casa e torna quando vuoi. Cliente fisso, siamo venuti 3 volte. Se ti basta così poco per avere un cliente fisso, vuol dire che non ce ne vengono così tanti. Ah, finalmente siamo arrivati alla deadline. Sembra che stanotte scenderà la nebbia. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Uniforme da battaglia rosa più gelatina al wasabi più uno sticker premio. Allora, eccola qui, uniforme da battaglia rosa. Evita fisici basso. Non è male, eh. Lo darei proprio a Yukiko. Andiamo di sopra. È mezzanotte. La nebbia è arrivata. Ecco appunto. Non compare nessuno nel canale di mezzanotte. Naoto è salva, per cui il piano del killer dovrebbe essere stato sventato, almeno per stavolta. Dell'ennesimo killer. Nel frattempo, nell'area commerciale avvolta dalla nebbia. Maledizione, di nuovo. Allora, ho visto per la prima volta bene la sagoma. Mi ha ricordato un personaggio di quelli che abbiamo visto in giro, ma non ne sarei certo al 100%. Karada, mo ii no? Hai, okagesama de. No. Aratamete, kono aida wa arigatou gozaimashita. Oh, patatona. Itte. Tsuka omae, sono seifuku. Voglio continuare che la gente sappia che sono maschio. Sukoshi mayoimashita ga, imamade douri ni shimashita. Minasan mo betsu ni. Cosa? Che cazzo state dicendo, scusami? Oh no, mi piacciono le ragazze vestite da uomini. Yare yare. Vabbè, il posto è piccolo. Nah, ignorali, tranquillo. Tranquilla. Boku wa boku desu yo ne. Sore yori ichido minasan to atsumatte jiken no koto o hanashi. Certo, tesorone. Kono jiken wa kono machi ni hisomu dareka niyotte okonarete iru yukai satsujin jiken desu. Mada owatte nai. Già, purtroppo. Kuwashii hanashi wa houkago ni shimashou. Purtroppo era ovvio. Il punto è che vorrei constatare che quella figura che ho visto, te è dimesso lì però, sia la stessa. E non vorrei portare avanti teorie che non lo sono. Perché ero sveglia? さすが名探偵ね。褒められたことかよ。冷静すぎんだっつの。手際や体格から言って犯人は男でしょ。 E fin là. Non ho mai sentito parlare di un personaggio così strano. Ma da qui a qui non so bene cosa succederà. Una volta ho avuto un colpo di shock e probabilmente ho visto in quel momento la televisione. Ma
それまでの時間が短すぎた気がするんです。捕らわれてからものの数分という感じでした。OK。捕まった直後にテレビにってこと？あ、道端にテレビがあったとか。Ne dubito。その辺りからの記憶はさすがにあやふやなんです。ま、poverina、nessuno ha risposto a C。ignoriamo quello che ha appena detto。まさか犯人、マジで玄関からピンポンかよ。よく覚えてないという皆さんの証言の理由がようやくわかりました。あれだけの異常体験と心身の消耗、混乱をきたして当然です。grazie。状況を見ると、僕と皆さんの失踪体験は真似る必要のないところまでよく似ている。おそらく犯人は同一人物と見て間違いないでしょう。per quello che dico che Kubo non ha rapito né Kanji né Yukiko secondo me。これではっきりしました。本筋が証明できないうちは厳密には確定しませんが、久保はやはり諸岡さんを殺したに過ぎません。Esatto。真犯人の手口を守る。Esatto。Lui non c'entra una sega。道理で諸金だけ例外だらけだったわけだぜ。久保がどこであの世界について知ったのかという謎は残りますが、それだ。私が引っかかってたの。つまりさ。クボはテレビに入れるわけでしょ。どうして同じ方法でモロキン殺されたか。Perché forse prima di allora non lo sapeva。おそらく向こうの世界について真犯人ほどには理解していなかったでしょ。Esatto。こうして自分が出入りできる身になっても、あれを殺人に使えるなんて思いもよらない。まして遺体の様子を知っただけでは、手口があの世界絡みだなんて分かりようがない。多分クボは指名手配され。ギリギリまで追い詰められて初めて思いついたんでしょう。体ごとテレビに入るという選択を。世間で騒がれてる異常な遺体状況も向こう側ゆえなんでしょう。あんな場所からリスクを冒して誰かが運び出してると考えるよりずっと自然です。霧の火にぶら下げるという意味不明の状況もアピールなんかじゃなかったわけだ。まあ、solo un caso。全ては本人から直に聴取できれば早いんですが、あいにく僕は捜査からは外された身です。Chissà come mai。警察がこんな話にまともに取り合うとも思えない。え、ovviamente no。ていうか、犯人が別にいるって事態認めないんだろうな。テレビで記者会見とかやったのをひっくり返すのって重たいからね。僕が捜査から外された最大の理由もその可能性を訴えたからだと思います。警察は逮捕してしまった容疑者をやすやすとは覆さないでしょう。Beh, lui è comunque colpevole, punto. Che non lo sia di tutto è un altro discorso. 事件を終わりにしたい空気ですから。犯人は他にいるかもって可能性消えてないのに？クソが、残ったろうと思ったぜ。ま、花から信用しちゃいねえがな。けどさ、ナオトお前。現場でそんだけがっつり冷静だったならもうちょっとこうさ、取り押さえろとまでは言わないけど、外出たら後ろからって名探偵的にどうよ。いや、正直言うとその結構怖くて。パタディーナ、ごめんなさい。beh, ma c'è ragione se comunque c'è una ragazzina。私たちだって抵抗できなかったのに、下級生のそれも女の子だよ。まあそうだな、話聞いてるとつい忘れちまうぜ。っていうか、ね、なんですか。飛んでるお嬢さん。ま、dai、potevi non metterla quella parte。ともかく真犯人はこれからも犯行を続けると見て間違いない。come sempre、よしけ dice quella parola di più che stona tutto。今は様子を見るしかありませんが、もう仕事でも他人事でもありません。僕は僕らが狙われたことの真実を知りたい。Allora, perché voi siete stati presi di mira è un caso. Soprattutto il fatto che siete apparsi tutti in TV, a parte, vabbè, i soliti noi. Gli unici che non c'entrano nulla siamo io, Chi e Yosuke. Tutti voi quattro, anzi cinque, avete un motivo personale ormai. Comunque, certo che ti puoi unire a noi. C'è neanche da dirlo, eh. Lida, ecco. Naoto si unita al gruppo, sarà un'importante risorsa nella risoluzione del caso. Siamo a che livello? All'8, ok. Vuol dire che probabilmente siamo molto vicini
alla fine della parte del caso che concerne, diciamo, il gruppo. Naoto-chan. Arigato. Kimi no koto wa kiite ryo. Jibun wo sagashitai tte kimochi wa boku mo wakaru. Dekiru koto ga attara kyoryoku suru kara. Ecco appunto. Il vero colpevole è ancora in libertà. Per il momento non vi resta che attendere la prossima mossa. La prossima morte. Niente trofeo questo giro, strano. Ok, Ri. Ecco. Oggi puoi lavorare come custode. Che patatina che sei. Oddio. Hai ascoltato una Nanako per un bel po'. Ti voglio bene, fratellone.